Buongiorno a tutti, buona domenica soprattutto. Io sto girando i fagiolini che stanno appunto cuocendo qua nel pentolone e a pranzo faccio appunto fagiolini e l'hamburger della Madoria alle erbette. Sono di tacchino, quindi molto leggeri. E Riccardo e Federico stanno giocando alla Switch, stanno giocando a Super Mario Party. E io stamattina ho deciso di vloggare perché mi sono data una sistemata, mi mancava sistemarmi, non mi sono truccata particolarmente, ho messo giusto, ho sistemato le sopracciglia, ho messo un briciolino di fondotinta, un po' di mascara e giusto un pochino, non so, avevo voglia di vedermi sistemata dopo giorni e giorni di influenza. Non sono ancora a posto, lo sentirete un po' dalla voce bassa. Però rispetto ai giorni scorsi una meraviglia e niente, io ho aspirato per terra, infatti adesso vado a mettere anche a posto l'aspirapolvere e tra pochi minuti scolo i fagiolini e metto su gli hamburger di tacchino. Chi mi conosce lo sa, sono molto meteoropatica e oggi c'è un sole spettacolare. Dopo giorni e giorni di neve, ha nevicato tantissimo qua a Torino, non so nelle vostre città, ma ha veramente nevicato tanto e quindi sono troppo felice che è uscito un po' di sole caldo, mi mette il buon umore e soprattutto mi aiuta anche con la mia influenzina che grazie a Dio sta regredendo. E niente, adesso scolo i fagiolini e metto sugli hamburger che vi faccio vedere. Sono questi qua che avevo preso da Carrefour. Ops, questi qua, hamburger con erbette di Amadori. Li farò tutti e quattro perché tanto siamo in tre, se qualcuno ne vuole ancora un pezzettino c'è. Oh, dobbiamo anche aggiornare la lavagnetta perché segna ancora 33 settimane, ma abbiamo superato le 36, quindi bisogna aggiornare. Mi scasso troppo a sentirli giocare insieme, veramente, mi fanno morire dal ridere. E mentre ci sono vi volevo far vedere, se riesco con una mano sola perché sapete che è sempre un po' problematico, volevo farvi vedere questa qui che mi ha preso Ricky l'altro giorno per l'ospedale. Praticamente richiedono anche una bacinella per lavarsi appunto, penso, le parti intime e quindi da mettere in valigia. Ho detto come faccio, sarebbe un problema, e lui ha trovato questa bacinella praticamente pieghevole, una figata pazzesca. Andrò poi ovviamente a lavarla con la mucchina, disinfettarla per bene e la metto in valigia perché questa, essendo piatta, entra tranquillamente. Adesso volevo farvela vedere aperta, vediamo se ci riesco con una mano, però direi di sì. Eccola qui, cioè, fantastico direi, no? Super super comodo, perché piegandola ve la potete portare anche in viaggio, quindi quando me l'ha portata ero troppo felice, ho detto no vabbè, l'invenzione del secolo. L'avevo già vista ma solo online, e invece lui l'ha trovata da Casanova a pochissimi euro, quindi anche un po' per i saldi probabilmente. Comunque se con una mano faccio un po' fatica, comunque adesso la chiuderò, tanto poi la dovrò riaprire per disinfettarla tutta bene e metterla nella valigia, quindi evviva! Allora, ho preso l'acquina e devo prendere il ferro che la piccola Ale mi sta prosciugando, non ne ho più proprio. Ringrazio queste pastiglie per salvarmi, perché nonostante prenda le pastiglie a volte mi sento debole comunque. Però gli hamburger li ho messi su e i fagiolini li ho già messi in tavola, sono solo da raffreddarsi un pochettino.
cenetta, anzi no, pranzetto. Ragazzi, scusate un attimo di e hamburger nei nostri piatti. Buon appetito! Com'è andata la partita alla Switch? Abbiamo perso. Oh no! È andata malissimo. Buon appetito. Oh, buon appetito. E poi mio amore decide di farsi il bis con un panino. Non è un panino. È l'hamburger del McDonald's in versione sana, fagiolini, esatto. Hamburger alle erbette, un po' di ketchup e voilà. Allora continuo a sperare in un pezzettino di hamburger, ma invece no, no. Cos'hai scritto? Aspettate che zoomiamo. Ci vediamo tra poco, amore di papà e di mamma, non vediamo l'ora. Ah, direttamente così va bene fino alla 40ª settimana, non ci credo. Avete capito? Per non dover cambiare più il numero, ha fatto che fare una frase generica. Generica. Voglio ufficialmente piangere. Giusto due piatti da lavare. E intanto ho fatto partire anche una lavatrice, così appunto dopo i piatti, se avrà finito, stenderò anche fuori, perché oggi è insomma una giornata variabile, quindi stendo fuori perché in casa non ho più spazio, gli stendini pieni. E niente, vado a lavare i piatti. Ragazze, finalmente ho finito, è stata un'odissea. Devo trovare poi un posto per queste tazzine qua, che voglio per il momento mettere da parte, perché come sapete la mia amica mi ha regalato un set nuovo, quindi insomma volevo fare un po' cambio. E in più volevo insomma segnalarvi questo gel piatti concentrato ultra sgrassante, che non è assolutamente vero, con pantenolo. È vero, è molto delicato per le mani, però ragazze, ultra sgrassante assolutamente no. Ne ho dovuto usare una quantità industriale, cioè non ho mai finito un sapone per piatti così velocemente, quindi ve lo sconsiglio. Cioè, se cercate una cosa delicatissima va bene, ma non sgrassa le padelle, non... per l'unto ho fatto una fatica bestiale, quindi io ve lo sconsiglio. Mi piace un sacco il dosatore, quindi lo riutilizzerò e ci verserò dentro altri gel lavapiatti, insomma, ma questo non l'ho trovato troppo troppo delicato, quindi bocciato. Mi ho messa nell'armadio. Allora sto ritirando il bucato, perché se riesco volevo fare ancora una lavatrice di pigiami, perché ho notato che insomma ne ho pochi che mi stanno, perché ne ho tanti, ma essendo che quelli che sono erano più abbondanti, più comodi, sono a lavare, non ne ho tantissimi, insomma faccio una lavatrice almeno, me li ritrovo poi quando cambierò questo l'ho cambiato solo oggi, però
almeno per le prossime volte sono a posto. E niente, non so se mi vedete, c'è un alone un po' strano perché la luce è alle mie spalle, però è l'unico posto che ho trovato, è l'armadio mio. Domani penso che andrò, visto che oggi sto decisamente meglio rispetto ai primi giorni di influenza e la febbre non c'è più da ieri, quindi domani mattina lascio Fede a scuola e poi vado a fare gli esami, pesanti esami, e vado a fare gli esami e devo anche prenotare un altro esame, l'ultimo che devo fare, sperando che lì lo facciano, infatti mi devo informare. E poi devo anche telefonare al mio ospedale di riferimento, quello che ho scelto per partorire, perché ho scoperto che bisogna fare questo bilancio di salute, cioè l'ospedale, a differenza di anni fa, cioè quando ho avuto Fede non era così, vuole, diciamo, avere una cartella già della paziente prima che si presenti in pronto soccorso. Invece una volta, almeno quando ho avuto Fede, cioè anche adesso è così, puoi decidere anche all'ultimo minuto dove vuoi andare, però se hai questo bilancio di salute loro sono avvantaggiati perché hanno già la tua cartella, sanno già tutta la tua storia, eccetera eccetera. E quindi devo chiamare, perché la ginecologa purtroppo me l'ha detto solo 2-3 giorni fa, quando sono andata a fare la visita. Quindi io non lo sapevo che c'era questa novità, perché quando ho avuto Fede appunto non c'era, e mi ha già detto che a questo punto non ci sarà più posto per fare questo bilancio di salute, quindi mi diranno di andare poi a 40 settimane a fare il tracciato, insomma. Quindi pazienza, cioè nel senso, chiamo giusto per scrupolo, per vedere se hanno un posticino, ma mi ha già detto che non ci sarà e quindi niente, cioè non cambia nulla, semplicemente loro non avranno la mia cartella pronta. Adesso vediamo se riesco a trovare comunque un posticino e niente. Quindi questa è la news che non conoscevo, perché vi ripeto, non mi sono ovviamente poi più aggiornata dopo la nascita di Fede, quindi è una cosa abbastanza recente, mi ha detto anche la ginecologa, quindi una novità. Io adesso finisco di ritirare le cosine. Stasera penso che per cena farò il risotto agli spinaci, perché ho gli spinaci in foglia che non mi piacciono particolarmente, preferisco quelli a cubetti, e li utilizzo appunto da fare frullati per fare la crema di spinaci per il risotto, che è veramente buono e soprattutto a Fede piace tanto, e io così riesco a fargli mangiare tanta verdura che gli fa solo bene. Tra l'altro volevo fare anche una specie di trasloco dal mobile della cucina al mobile del soggiorno, però non credo di oggi di farcela, anche perché oggi ho la cosa, diciamo, un po' strana di quando sto in piedi. Non so se voi, se siete al nono mese, comunque chi ha termine, sa dirmi se succede anche a voi. Comunque quando sto in piedi, formicoli alle gambe, come se ci fosse proprio un problema circolatorio, no? E quindi insomma mi affatico subito appena sto in piedi, e quindi insomma fare lavori, soprattutto spostare delle cose pesanti dal mobile del soggiorno dalla cucina al soggiorno. Magari lo farò poi un giorno in cui c'è anche Riccardo che mi dà una mano, perché sono un po' con l'affanno. Niente ragazze, vado a finire così, inizio a sistemare queste cosine di Fede in cameretta sua e ci vediamo dopo. Allora, ho giocato un po' con Fede a Super Mario Party, ci sono divertiti un sacco, veramente carino questo gioco, quindi se avete la Nintendo Switch anche voi vi consiglio di prenderlo, perché merita. E mamma mia quanto ghiaccio sto facendo, sto cucinando gli spinaci. Pensavo mi bastasse il sacchettino che dovevo finire e invece no, quindi
ne metto ancora un po', non tutto, di quest'altro sacchetto. Ancora uno. Perché comunque, mamma mia, non si usa neanche per fare la crema di spinaci. Un po' di spinaci ci vogliono. Se sentite il rumore di videogioco, è Fedino che sta facendo ancora una partitina. E niente, abbiamo anche fatto i compiti già venerdì, perché venerdì non ero super in forma, quindi l'ho tenuto a casa con me. Però devo dire che oggi ha ripreso pieno possesso di tutto. Non ho avuto neanche febbre, però l'ho sentito troppo raffreddato e ho preferito tenerlo a casa. E niente, questo qui lo buttiamo. Aspetto che si preparino un pochino gli spinaci e poi vado a fare il brodo e a fare il risotto. Ammazza che luce, fighissima però per i video questa. Questo è un LED che ho messo qua in cucina, comodissimo, che accendo solitamente la sera o se devo fare dei lavori un po' più, insomma, tipo sminuzzare, tagliare eccetera sul tagliere qui sul piano della cucina. È molto comodo perché ti dà una visuale super. E l'avevo trovato da Lidl, mi pare, ne abbiamo presi addirittura due e potrei valutare di metterne un altro da qualche altra parte, magari senza attaccarlo, però per fare i video questo è, dà una bella luce, credo, no? Si vede bene, si vedono anche tutti i miei capelli bianchi. Vabbè, tanto come già vi ho detto, ormai mi prenderò una coccola quando sarà nata Alessandra e mi andrò a fare una tinta, tanto perché sono veramente lunghi, quindi comprarla da farla in casa ci metterei, mi ci andrebbero almeno due tinte, tre, e una non basta di certo, non so quanto meriti, insomma. E niente, quindi adesso attendiamo gli spinaci, faccio il risotto e poi vi faccio vedere l'impiattamento. Stavo notando, mentre aspettavo gli spinaci, nelle immagini che ho visto prima, cioè, quanto cavolo la mia panza sia enorme, cioè, enorme! Vabbè, siamo al nono mese, non mi potevo aspettare niente di meno, insomma. Va bene, sto ancora aspettando gli spinaci in tutto ciò, quindi ora dopo davvero. Ragazze, mi è venuto un colpo di genio, chiamiamolo così. Vi ricordate di questo che avevo trovato nella Kawaii Box, che ho detto, boh, cosa ci metto dentro, potrei utilizzarlo per la valigia del parto? Mi è venuto in mente per cosa potrei utilizzarlo. Taradadà. Facciamo conto che io, presa dall'urgenza, non mi sono struccata, non lo so, poi in ospedale mi voglio struccare, io metto un po' di acqua micellare della Garnier qui dentro. Ebbene sì, cioè, idiota, non ci avevo proprio pensato. E ora vedo come, però dovrei riuscire, gli do una pulita. Ok, vediamo un po', che poi è anche spray, quindi in teoria sarebbe fantastico, solo che mirare il buco è un po' difficile. Voilà, tanto me ne basta veramente poco, poi ho, dovessi avanzarlo, me lo riutilizzo quando torno a casa, lo rimetto lì dentro oppure lo uso da qui, non è un problema. Poi spruzzino, cioè troppo contenta io, non ci avevo proprio pensato, ragazze. Un po' di acqua micellare non si sa mai. Adesso vado subito a metterlo in valigia prima che me lo dimentico. Eccoci qua. Allora, alla fine ho dovuto fare la pasta
ho fatto le penne perché il risotto carnaroli l'avevo finito, il riso carnaroli l'avevo finito. E qua c'è la crema di spinaci, alla fine ho messo crema, ricotta, un pizzichino di cipolla e sale, quanto basta, quindi a piacere. E sta solo aspettando che venga tuffata dentro la pasta, quindi mancano pochi minuti, poi scolo e impiatto. Fatelo anche voi. Federico approva. Fatelo anche voi. Cena finita. Volevo semplicemente svitare il tappo della bottiglia e bere un goccino d'acqua. E se sentite rumori sinistri è Federico che è andato un attimo in bagno. E niente, quindi abbiamo ce l'ho questo pranzato, abbiamo cenato. Tutto buono. A Fede è piaciuta un sacco la pasta con la crema di spinaci, infatti ne tengo un pochino ancora per domani, a parte che ho avanzato un sacco di spinaci, quindi potrei guardate anche guardate quando ho pulito il piatto. Federico ha raschiato anche con la forchetta e niente adesso. Ma no, ha raschiato proprio con la pasta, ha raschiato con la pasta. Dai, c'è ancora il pezzettino di frutta e poi io mi sento un po' debolina, infatti ora vi saluto, anche perché tra un po' arriva anche Ricky, così preparo cena anche per lui, che sarà appunto sempre la pasta con la crema di spinaci, però gliela metto in caldo, insomma preparo la tavola anche per lui. E ci vediamo prestissimo con un nuovo video! Ciao, al prossimo video!